Caterina non era italiana, era una ragazza che veniva da lontano, da un mondo favoloso, noi diremmo dai confini del mondo, però questo secondo me è qualcosa che ci fa veramente capire proprio la grandezza di Leonardo, aperta al mondo, è una grandezza universale. Schiava straniera arrivata in Italia su una nave, ecco chi era Caterina, la madre di Leonardo da Vinci, il grande genio del Rinascimento. È un documento originale scoperto nell'archivio di Stato di Firenze a riscrivere la storia della donna arrivata come schiava in terra fiorentina e liberata con un atto scritto dal notaio Piero da Vinci, padre di Leonardo, datato 2 novembre 1452. Una storia adesso raccontata nella biografia romanzata Il sorriso di Caterina di Carlo Vecce. Ma è una storia incredibile, all'inizio nemmeno io riuscivo a crederci e poi in realtà i documenti mi mostravano che era tutto vero. La storia di una ragazza che nasce sulle montagne del Caucaso, che nasce libera, vive a stretto contatto con la natura e poi a un certo punto a 12-13 anni viene rapita, viene portata via, ridotta in schiavitù, attraversa il Mediterraneo, ma non è un viaggio di piacere e precipita nell'Italia del Rinascimento, nella grande bellezza, dove a un certo punto viene liberata e dà la luce Leonardo da Vinci. Per l'autore, proprio Caterina avrebbe lasciato a Leonardo una grande eredità, lo spirito di libertà. Noi sappiamo, possiamo dire con certezza, che il piccolo Leonardo ha vissuto i primi 10 anni della sua vita a Vinci, nella campagna di Vinci, e quindi possiamo dire a stretto contatto con la madre. E a questo punto tutta una serie di cose fondamentali dell'opera di Leonardo, come lo spirito di libertà, l'amore per la natura, la grande bellezza, sono cose che derivano dalla madre.